ha riassumato Duncan e ha fatto morire in panchina Bonaventura e altri giocatori di Caglion, Caglion, Caglion era disponibile. Caglion era disponibile. C'è Lirola terzino destro di ruolo. Va a mettere Milenkovic per mettere Igor terzino sinistro difensore centrale. Poi ecco. Milenkovic è difensore centrale fisso. Dico, nella difesa a 4 deve giocare centrale, a 3 che gioca centrodestra, dico, ci può stare come giocava con gli Achini. No, in difesa a 3, certo. Io vi ricordo che Lirola nel Sassuolo era troppo white. Ma Lirola nella difesa a 4 è perfetto come terzino. Ma invece questo Sassuolo fino a Europa League ci può arrivare. Sassuolo sullo stadio, terreno di gioco in condizioni perfette per ora è secondo, quindi figurati se ci può arrivare. Sta a vedere già la lunga che ora le squadre studiano meglio la situazione, l'affrontano da grande squadra. Tant'è che quando è con l'Udinese, l'Udinese si è messo tutto in difesa. Ma anche oggi l'Udinese vede che ha giocato una partita molto difensiva. Ed ecco il gol, no, seguita perfetta, pressing da manuale. Nel tempo, vabbè, De Pollo la avevo contro in entrambi i fantacalci, quindi dico, ne avevo solo uno contro in tutti e due. L'unica delle poche l'unica gioia che ho in questo fantacalcio, che sono sfigato da morire. I miei due attaccanti migliori, tutti e due fuori, Caputo e Balotti. Lo ferma ma non controlla. Oggi Balotti avrebbe fatto almeno due gol contro questa difesa imbarazzante dell'Inter. E da prova del suo talento con Filippo contro Razzaffini. Don Belle. Ma questo pareggio. Occasione della comunque batteria. Eppure io un po' di sfortuna l'ho avuta. Me ne sono accorto oggi. Di Lorenzo di Gatavia. Se Mertens prima del gol fatto se ne aveva mangiato uno clamoroso. Mertens si sapeva che segnava. Solo tu potevi bufare tutto il tempo. Anche se non segnava Mertens, penso che vincevo lo stesso. Che punteggio ho visto prima di attaccare. Sì, vabbè, facevi tipo 80, esatto, 80. Mares! Vinto Filippo alla fine. 66 più. Buono, minchia, raga, ho recuperato sui primi praticamente, vincendo. 82, 78 ha fatto. E a te da fare qui il portiere controlla. Ah, perché 70, poi subentrò il gol partita, perché faceva, mi ricordo, 77. 78 ha fatto. L'ultimo tocco è il suo, sarà rimessa laterale. Invece... Guarda qui la lettura del difensore. Difende bene il pallone. Io faccio 72 e lui fa 83. Gabriel Jesus. Perché devi sapere che io incoccio sempre quello che fa di più. Davide ha vinto. Perché Militari allora è diventato Maradona. L'avevo contro, quindi per me è stata una gioia a metà, l'avevo contro, figurati. Grande recupero in area. No, classifica. Se uno può esultare, e sarà sempre così ormai, tutte le domeniche. Io avrò quando gioco contro di te, avrò Mkhitaryan contro, quindi bello. Buona qui la lettura del difensore. De con... Sì. Quando gioco contro di te a Bombolotti, avrò all'Epira che c'ha Mkhitaryan contro, quindi praticamente. Io che abbiamo gli incastri, che quasi tutti facciamo due fantacalcio. Avvia di mezzo, siamo nemmeno a metà primo tempo. Io, e tra bene spalle ho giocato lì. Pareggiano i conti con questo gol. Sì. L'impressione che fantacalcio. Ne vedremo degli altri. No, beh, ma sto parlando che uno che ce l'ho io, ce l'ho contro in contemporanea all'altro lato, quindi mi segna a me e alla fine. Per dire. Vabbè, a giro ne abbiamo sempre qualcuno contro che è tu dall'altro lato. Spazza, attenzione a Mares. Conclusione intercettata. Che tipo Filippo che c'ha. Filippo c'ha Lautaro Ibrahimovic che io ce l'ho nell'altro fantacalcio. C'ha Djuricic che io ce l'ho nell'altro fantacalcio. Nell'altro fantacalcio penso che hai vinto, no? Ma che ho vinto, ho fatto 77 e mezzo. Perché alla fine Meretti ha preso l'altro gol, facevo 79, 78 e mezzo. Sandro, Sandro è sculato da morire, però dico, ci può stare. Capitato a te l'altra volta. L'altra volta con te ho vinto per mezzo punto. Ho pareggiato 77 e mezzo a 74. E quindi lì Pirava si va riprendendo, che era un cadavere ultimo in classifica. Occasione per passare. Ma ci sta, non hai caputo la vedere tutto. Anche perché vedendo la squadra non è che abbiamo una squadra così scarsa da essere ultimissimo.
Ma infatti, perché l'Italian non ha, si sbloccò ora nelle ultime tre partite. Ha fatto 5 gol in due partite. Immobile era morto. Ora è risorto. Io ho scelto bene comunque dall'altro lato i centrocampisti. Chiesa morto. Çalhanoğlu in coppa un campione. Un campionato 0 gol, 0 assist. Milan va alla grande, Çalhanoğlu 0 bonus. Da quando è iniziato il campionato. Çalhanoğlu, il problema del rinnovo del contratto. Ah, non me ne fotti, dai, guarda, ormai di quello non me ne fotti più niente. Spero nemmeno di arrivare a THC un buon balotto. Manco tale occhio. Sì, un altro di quello. Cioè, siamo all'ottava bravissimo, giornata, ne mancano 30. Di quello non guardo più. Ma perché? Sì, da giallo, mi dà un fastidio. Perché proprio la squadra me la sento troppo scarsa. Proprio troppo scarsa. Dybala è morto. Per me può fare tripletta Dybala. Non lo metto più. Può morire. Rimango in 10. L'hai detto pure due settimane fa. E perché l'ho messo? Perché c'erano tutti indisponibili. Ho detto, lo devo mettere. Panchina la stessa bocata. Un minchia. Portiere che non ha potuto nulla nella circostanza. Ma un gol di Bogà, è andato in panchina e mettiti a Dybala che faiteva fuori. Che Bogà non era 100%, cioè era 70%. Ah, sì, vuoi proprio 100% scritto là, gioco. Bogara 100%. Sì, con De Zerbi, in effetti De Zerbi mai ne ha fatto sorpresa nelle formazioni, vero? Va? Come Dybala in forma andava messo. Io ho sbagliato pure tutto, ho messo Dybala, ho lasciato in panchina Bogà e Correa. Non so che ho detto lui. Ma poi dico a culo, eh. Correa. Vabbè, Correa, vabbè. L'avresti messo mai Correa, forse Bogà. No, Correa non l'avrei messo mai. Però Bogà. Anche che ha fatto il primo gol in campionato, forse pure Bogà era il primo gol in campionato. Sì, vabbè, Bogà è stato un futtone. Un futtone, coronavirus. Può colpire da lì. Si porterà più due con questo gol, margine abbattuto. Allucinante, io due attaccanti buoni, c'ho, ma trovava si è ritirato, raga, si è ritirato, tre vittorie di fila. Alla grande, siamo a 11. Umbe, stessa situazione tua. 11 vittorie, 7 cioè? Rimaste. Precisa identica. Sei vabbè, cretino però, che non mi dici niente, ora che consenti di la tua voce nel party. Boh. Spera che arrivi no, la tua. Allora, ora me le gioco sereno, a meno che non succedano cose pazzesche. Che... Allora, per regola, ne devi perdere almeno 2-3 di fili, per regola. Io spero. Previsto dalla IA. No, invece lo sai lui che mi fa fare, me ne fa vincere tipo altre due. E poi per lui l'ultima. Chi? Lui. Quello... C'ho uno accanto. Che decide che devo fare e che non devo. Lui. C'ho uno accanto. Allora.